Buonasera, quando il Presidente le chiedeva un sorriso, lei non l'ha fatto. Ci ho chiesto io, sono sincero. Poco da ridere perché arrivano avversari più difficili. Ah, ecco, pensavo per la prestazione. Contento? Prestazione, penso che la squadra ha cominciato bene all'inizio, un quarto d'ora bene e poi ha tirato un po' remi in barca. Poi secondo tempo penso che stavamo meglio fisicamente, anche perché loro hanno giocato quarta partita in 10 giorni, che non è facile. Sono contento del risultato, del comportamento della squadra. Zeman, nel primo tempo il Pescara ha sofferto molto alle spalle di Rafia, Cancellotti e Brosco facevano tanta fatica quando Casarotto prendeva la palla e li puntava. Perché quegli spazi? Per me lì deve essere Cancellotti più alto in partenza, perché se sta sempre a metà strada e ci fa prendere la palla, poi è normale che andiamo in difficoltà. Secondo tempo, tutta un'altra partita. C'entra qualcosa l'inserimento di Pellacani da un lato, c'entra qualcosa il fatto che hanno tolto Christoffersen di là, che comunque era un riferimento su queste palle? È un riferimento, ma ne ha prese poche, nel senso, per giocare con la squadra. È peccato che Brosco si è fatto male, ma Pippo ha fatto lo stesso bene. Che cosa c'ha Brosco? C'è qualche affaticamento sulla coscia. Quindi da valutare per sabato? Da valutare, io spero che non è niente di grave, anche perché è uscita non per volontà sua, ma per volontà mia. C'è anche un po' di tattico? L'ammonizione, stava rischiando troppo? Non è per questo, no, perché l'ho visto in difficoltà e anche lui ha detto che non sta meglio, e se uno non sta meglio io penso che è meglio tirarlo fuori, visto che c'è la riserva. Faccio l'ultima domanda io prima di una domanda da studio. Ha trasformato Kraja, nel senso che fa quello che vuole l'Edona Mezzala, si propone, si inserisce, è arrivato anche il gol, anzi i gol. Si è sforzato di fare quello che ci chiedo e certe volte ci riesce e sono contento per lui. Bene anche lui da Mezzala, come dicevamo ieri in conferenza. Sì, anche se è un po' diversa, lui tiene un po' più la palla e spesso perdiamo i tempi giusti per entrare. Una domanda da studio e salutiamo il tecnico Zeman per restare nei tempi. Che farà naturalmente Fabio? No, la mia è una curiosità, al mister volevo chiedere se nella sua carriera mi è successo che facendo 3 gol non segnassero uno dei 3 attaccanti. Ecco, le fa una domanda molto intelligente Ferraresi, Fabio. Strano. Le è mai capitato in carriera che segna 3 gol la sua squadra ma nessuno arriva dagli attaccanti? Ma sì, capita spesso. Ha subito bocciato la domanda di Ferraresi. Io preferisco quando fanno gol l'attaccante, purtroppo oggi non c'avevano possibilità, anche se sia Merola che delle Monache hanno fatto buona parte. Di Merola è contento? Ha sbagliato qualche cosa di più del solito.